Presidente, quindi sarà promozione? Pare che sia promozione, abbiamo avuto questa anticipazione anche per il tramite dell'amministrazione comunale da cui è partita la richiesta di accreditamento nei nostri confronti, per cui il nostro interlocutore sono loro e con loro ci confrontiamo ed è per quello che anche adesso siamo qui. Con l'occasione vorrei appunto ringraziare per il lavoro profuso da parte dell'amministrazione in queste settimane, che ci ha visto insomma cercare un comune percorso per salvare il calcio a Teramo e continuare a potergli dare insomma un futuro. È un futuro che ci aspettavamo in un altro modo, ce lo saremmo aspettati l'estate scorsa con il titolo conquistato sul campo, ce lo saremmo aspettati con il cosiddetto Lodo Petrucci, che ci avrebbe consentito di ripartire da una categoria immediatamente inferiore. Purtroppo ci tocca ripartire quasi dal fondo. Abbiamo incontrato i tifosi, che la cosa ci rincuora, che in loro c'è tanto entusiasmo e tanta disponibilità nel sostenerci. Non sarà facile nemmeno quella categoria lì, perché appunto ci sono le altre squadre che si sono già organizzate lo scorso mese di luglio, per cui noi che arriviamo adesso dobbiamo attrezzarci. Lo stadio adesso sarà oggetto di valutazione. E gli imprenditori che vi hanno dato disponibilità in queste settimane l'hanno data anche per la promozione? Gli imprenditori amici, ne stiamo avvicinando ancora altri, eccetera. Io credo che confermeranno le loro disponibilità date e sperando che ce ne uniscano altri. Qualcuno è uscito, è andato via dal progetto? Non è uscito nessuno.